Ci troviamo a Vinci in compagnia del viceprimario Dami, del primario Tronci, di Franco Casoni, della moglie dell'architetto Dami, poi della Princess e della Lorenza, e ci apprestiamo a conoscere un personaggio straordinario, no, Andrea? È sicuramente straordinaria. Raccontaci un po' chi è questo gentiluomo. Uno grande studioso di Leonardo, appassionato di questo genio, questo pittore toscano. E ora andiamo a conoscerlo, si chiama Alessandro Veziosi. Buongiorno, tanto la conosciamo questo volentieri. È l'amico Alessandro Veziosi che ha ideato questo meraviglioso museo dedicato a Leonardo da Vinci. Buongiorno. È un privilegio che lei ci intrattenga. Intanto abbiamo già visto delle macchine straordinarie, le dirò che non siamo riusciti a far suonare l'orologio, però poi magari con una sua mano sicura riusciremo anche a sentire il rintocco della campana. Prima ci voleva proporre di battere una moneta. Ecco, sarà affascinante, noi la seguiamo, lei cominci pure. Ecco, il significato di questa macchina è abbastanza complesso e leggermente contraddittorio, perché in pratica è la sintesi di due meccanismi. Uno è un maglio, quindi un concetto generale di forza e di impeto che si può applicare per esempio ai battipalo lungo i fiumi. Certo. Infatti c'è uno schizzo di Leonardo in cui vediamo che il battipalo, una macchina del genere, serve per conficcare pali nel terreno e quindi fare una diga, un argine, eccetera. Un ponte o altro. Il secondo elemento invece è un battiloro, e questo significa una macchina che nelle regioni tessili era già in uso al tempo di Leonardo per fare i lustrini della decorazione dei vestiti. Allora, dalla sintesi delle due nasce facilmente una macchina per battere moneta. Allora, per esempio, questo che vediamo qui, piccolo, in realtà è anche questo un conio per battere moneta. Il principio però è molto diverso da quello che vedremo fra poco, perché questo è un conio orizzontale. Conio in questo caso vuol dire cuneo. Quindi se io batto con un martello su questo cuneo e tengo in pressione la macchina, là dove ho il maschio e la femmina della moneta o della medaglia, ottengo la possibilità di stamparla. Lo stesso principio Leonardo, lo vedremo dopo, lo applica a una macchina agricola sostanzialmente, il frantoio da olio. Ecco, allora vediamo un attimo. Tra l'altro il peso è notevole, ne avevamo uno, un conio originario col quale si batteva la moneta con il sigillo antico medievale di Vinci e una testa di Leonardo, uomo universale. Questo si è rotto proprio dopo tanti colpi. E allora ne abbiamo un altro dove noi vediamo due altri simboli. Uno è quello del labirinto del giardino di Leonardo al quale il museo sta lavorando, e uno invece è il simbolo stesso del museo, che però ha tutta una serie di contenuti credo interessanti da sottolineare. Allora alziamo questo. Quando arriva a quello ostacolo, sì. Il concetto è quasi quello della ghigliottina. Sì. Ecco, visto? Si è aperto la ganascia. Ti rendi conto che colpo? Umberta, no. Vedi tu, se lo riprende, vedi? Ecco. Pronto per essere ripreso. Allora, comincia a venire caldo. Certo che uno che batteva moneta tutti i giorni era un po' un problema. Bloccato, no. Vedi? Vediamo un po' cosa ne è venuto fuori. Eccolo qua. Ecco il labirinto. È fantastico. Ed ecco lo stemmino. Secondo me è sparito. Dove volevi farmelo fare questa cosa qui? Però sarebbe stato un successo. D'altronde. Ecco, sarebbe stato ottimo, qui abbiamo una sterlina d'oro, però. Questo sterlina d'oro. Allora sarebbe stato molto. È che di solito a giorni feriali non esco con loro. Solo la domenica esco con loro. Ma è un privilegio vedere queste macchine in funzione. Vogliamo sentire un attimo la campana, già che siamo qui, che abbiamo prima cercato di farla funzionare, ma ahimè non abbiamo avuto.
Allora, intanto dobbiamo dire una cosa, che nessuna di queste macchine è contemporanea di Leonardo, come diceva prima Franco, ma sono tutte ricostruzioni fatte a posteriori. Salvo quelli che sono i reperti antichi, tipo appunto le vetrecine o le macchine per... sempre legate ai mulini, al mondo agricolo di Vinci, in sostanza. Agricolo. Io faccio. No, perché ci tengo a farlo io questo, perché questo vuol dire che io in questo momento fo la parte del mulo, io fo la parte del o del cavallo, ecco, quindi io praticamente dovrei andare, se sono il mulo mi muovo legato al bindolo, se sono l'uomo spingo su questa trave, praticamente questo si chiama bindolo, perché in Toscana l'abbindolato è quello che è preso in giro, è costretto a girare. Ecco. Allora, qui abbiamo esposto un bindolo antico, che è proprio dietro lo scultore Dami, e una pressa antica. Il bindolo è quello che faceva parte proprio del frantoio da olio. Però Leonardo cosa fa? A questo primo bindolo, a parte che aggiunge questa componente interessante delle ali che trascinano le olive rotte, è ancora attuale, e poi cosa fa? Nella seconda parte, che si muove, già si vede che si muove, però non possiamo farla sempre male, altrimenti abbiamo praticamente questo, l'elemento, il conio, il cuneo, che comprime, dobbiamo immaginare che una macchina in scala, comprime la sacca con la sansa, le olive macinate, questa è una sezione, fa uscire l'olio. Ecco, benissimo. Ecco, se continua il nostro... continua a girare e sul fuoco, col calore, si ottiene l'olio, meno buono dal punto di vista alimentare, ma interessante per la fonderia o la meccanica di Leonardo. Interessantissima questa macchina. Ecco, questo è un elemento della grande macchina che al tempo di Leonardo rappresentava un mulino. Quindi praticamente siamo davanti a un ritrescine che sarebbe l'antenato della turbina. Leonardo infatti disegna inizialmente questa che lui vede qui nei mulini proprio intorno al Castello di Vinci e nel mulino castellano a pochi metri da qui, e poi nel corso degli anni la elabora in una turbina avveniristica che solo la rivoluzione industriale consentirà di realizzare. Si chiama ritrescine perché praticamente da noi abbiamo anche un modo di dire: piove a ritrescine, quando casca l'acqua con grande impeto, con grande violenza, quell'impeto sulle pale delle ritrescine consentiva il movimento. Il fusto è antichissimo, probabilmente precede Leonardo, anche se lui l'ha disegnato, e le pale sono alcune di 5 secoli fa, qualcuna più recente perché di secolo in secolo si usuravano. Da noi la chiamiamo Anoia. Anoia? Anoia, noia la chiamiamo, dall'arabo, non so perché. Tira su. No, giusto, perché questa è frequente soprattutto nei paesi arabi, dove è usata ancora oggi praticamente, e poi anche in Egitto. E questa invece per Leonardo arriva da Archimede siracusano, e praticamente Leonardo studia di Archimede il cannone a vapore, gli specchi ustori, e questa vite che serviva però a grande scala a portare l'acqua sulle torri, quindi a grandi altezze. Interessante il fatto appunto che noi abbiamo assimilato per Leonardo quella che è un'invenzione di tanti secoli prima. Al tempo stesso è importante dire che nel 1504, quindi 5 secoli fa più qualche giorno, a Firenze veniva pubblicato un libro in cui Leonardo era definito Archimedeo Ingenius Notissimus. Quindi, incredibile. Ecco, questo è interessante, però qui si entra praticamente in un angolo dell'idea di casa di Leonardo. Abbiamo in questi giorni sottolineato l'interesse per la casa studio di Leonardo, che ha dei concetti quasi di sintesi delle sue esperienze scientifico-tecnologiche e si rivolge all'arte. Cosa fa Leonardo? Praticamente nella casa e nello studio tende a rendere le cose automatizzate, e qui abbiamo un camino che si autoalimenta perché si mettono i pezzi di legna dai lati. Quindi praticamente via via nei tubi, poi si chiudono in modo che non ci sia fuga di calore, di tiraggio, si incendiano
i tronchi, i pezzi di legno, e via via che bruciano, che si consumano, scendono e quindi si rinnovano. Questo può continuare durante la notte mentre l'artista dormiva, o durante il giorno mentre dipingeva. Ecco, questo è uno dei punti in cui si tende un arco di ponte verso il futuro dopo Leonardo. Praticamente Leonardo per noi sta tra Brunelleschi e Buontalenti. Quest'ultimo ha progettato il giardino di Pratolino con effetti di meraviglia. In pratica ha interpretato e realizzato il giardino delle meraviglie di Leonardo, che aveva progettato a Milano verso il 1508. L'idea del gigante, che è un po' un Buddha, è questa figura della natura personificata, diventa straordinario per l'evocazione del gigante, l'evocazione di questa sintesi dei quattro elementi, perché nella realtà del giardino di Pratolino è alto 11 metri, è fatto di roccia, ha l'acqua come origine della vita e poi si alza verso il cielo, e dietro anche un drago che getta fuoco. Qui dentro non possiamo far funzionare il fuoco, ma l'acqua è proprio quella che dà vita all'idea dell'arte come simbolo mitologico, universale. È bellissimo, devo dire, bellissimo. Okay. Lei primario? È veramente fantastico, fantastico. Sì. Lori, noi che siamo meno così edotti del professore, ti facciamo vedere il modellino di carro falciante dal disegno di Leonardo da Vinci. Perché c'è questa analogia? Perché guardate, un po' tutto sommato si è basato su questi strumenti agricoli dell'epoca, e quindi tutti falcianti. Bene, ecco. Ecco, allora Leonardo aveva un proposito, fra gli altri, cambiare il mondo e cambiare la qualità della vita. Allora praticamente fra i suoi obiettivi c'è la città ideale, che è concepita come un grande organismo vivente, come una grande macchina. E ne abbiamo qui realizzato solo un frammento, a più livelli, è un po' la città futurista. Poi aveva in mente un nuovo concetto di casa studio. Allora, per se stesso, per il suo laboratorio, lui immagina intorno al 1492, mentre Cristoforo Colombo scopre l'America, un qualcosa di straordinario legato all'attività del pittore. Ed è uno studio dove l'automazione comincia a regnare sovrana. Nella casa noi non abbiamo soltanto il girarrosto, per esempio, che è questo, e serve per ovvie ragioni che Leonardo ben conosce da un punto di vista tecnico. Cioè, per esempio, di fronte a questo girarrosto che ha aria calda, mentre la pentola a pressione a sinistra ci parla del tentativo di usare il vapore per muovere un altro tipo di girarrosto, in questa aria calda il concetto è se il fuoco è lento, l'elica gira lentamente, quindi l'arrosto cuoce in maniera uniforme. Se il fuoco è violento,
l'elica gira più rapidamente e l'arrosto comunque sia non si brucia. Con altre parole, Leonardo spiega questo nel suo disegno, in cui evidenzia anche la differenza tra il girarrosto tradizionale a contrappesi. Però se questo è l'oggetto, diciamo, per cuocere, Leonardo ha anche altri elementi curiosi. Abbiamo già visto il caminetto, certo, che si autoalimenta, ma c'è per esempio alle nostre spalle, di fronte a me e alle spalle di alcuni di voi, il girello per bambini, che è stato ricostruito in base a un'investigazione sostanzialmente scientifica all'interno di un dipinto, quello della Madonna dei Fusi. C'è proprio la scena del San Giuseppe che sta finendo di costruire un girello per bambini e le due pie donne mettono Gesù all'interno. Tuttavia l'oggetto ha una sua fisicità e una sua modernità e una sua concretezza. Fa parte di quella casa che comprende fra l'altro la bucatiera, cioè praticamente la lavatrice, la macchina del freddo, cioè il frigorifero. Cioè noi abbiamo lavorato a tutto questo per una prossima mostra che ci auguriamo proprio possa evidenziare il concetto per noi ricorrente del Leonardo, genio umanissimo. Naturalmente un genio di questo tipo si doveva preoccupare all'interno del proprio studio di dotarsi di strumenti avveniristici, pensiamo noi, ma per lui quotidiani, familiari, perché la ricerca scientifica e tecnologica lo portava a individuare per esempio l'uso del prospettografo. Il prospettografo è una sorta di macchina da ripresa del pittore del Rinascimento, che non si serve della luce, quindi la foto, ma della prospettiva, e consente attraverso un forellino di disegnare su un vetro quadrettato l'immagine di un paesaggio, di un oggetto, di una persona, e poi di riportarla più o meno ingrandita su una pittura. Fra i tanti ingegni che abbiamo ricostruito e che vedremo nell'insieme della casa studio del pittore, un ruolo particolare alla Camera degli Specchi. Questo perché Leonardo è molto preciso, è uno strumento del pittore, è ottagonale, perché sostanzialmente l'artista deve riprendere la realtà non da un solo punto di vista, ma da almeno 8. Quindi a 360 gradi. La sua visione deve essere una visione globale, universale. In questo caso lui sottolinea anche che sarebbe opportuno da 8 punti di vista. Il minimo è che la camera di specchi sia quadrata, abbia 4 lati. Il concetto oggi lo troviamo anche nel Luna Park, ma in questo caso è un fatto sottilmente concettuale che si collega a tanti altri tipi di ingegni dello studio, compresa la camera ottica e in particolare la camera oscura, in quanto Leonardo nella maniera più semplice ed essenziale riesce a risolvere il problema di far entrare le immagini all'interno di una camera dove il pittore le può più facilmente elaborare, e ha in un caso una definizione lapidaria molto alla moda qualche mese fa. Lui voleva con un semplice forellino far entrare un crocifisso in una camera. Senta, ma lei di notte scrive alla rovescia? Io no, perché non ho purtroppo l'emisfero giusto, l'emisfero sbagliato di Leonardo, l'emisfero eccezionale di Leonardo. Ma avrei detto di sì, Alessandro, avrei detto di sì. Noi abbiamo praticamente individuato tante forme di prefabbricazione edilizia alle quali incredibilmente Leonardo si dedica intorno al 1500, fra il 1487 e in poi. La cosa è interessantissima perché praticamente si tratta di un alfabeto di elementi prefabbricati che in casi come questo, ad esempio, servono per realizzare degli argini o delle pescaie fluviali in tempi brevi. La cosa è genialmente interessante perché ci sembra precorrere di 4 secoli intuizioni dell'edilizia moderna, e oltre a metterla a fuoco all'interno di questo alfabeto abbiamo elaborato una sorta di gioco didattico per bambini in gomma fiuma, che possiamo vedere funziona perfettamente, consente in pochi istanti di realizzare una sorta di piccola muraglia, di creare delle forme ludiche, delle forme sicuramente anche esteticamente molto carine, molto carine. Molto piacevoli. Come si chiama questa bimba? Come ti chiami, tesoro? Reverie. Bel nome. Lei porta un nome molto particolare che si collega anche
al museo ideale, in quanto la reverie è sostanzialmente una forma di utopia, il sogno ad occhi aperti e l'immaginario che ci accompagna nell'arte vissuta. Ecco. Brava reverie, complimenti. Ecco. Naturalmente si può realizzare una grande muraglia come abbiamo visto in pochi minuti. In pochi minuti, complimenti. Abbiamo accennato all'alfabeto della prefabbricazione, ne abbiamo elaborati molti altri, per esempio quello degli elementi macchinali o quello dei giochi d'acqua o quello delle geometrie ludiche. Qui per esempio vediamo che due elementi si compongono per creare il cuscinetto a sfere, che a sua volta è uno dei tanti elementi di macchine ben più complesse, come per esempio questa a camme eccentrica, per sostituire il movimento faticoso del martellare del fabbro sull'incudine. Bene, allora a proposito della Gioconda c'è ancora da dire che è un fenomeno talmente interessante per misurare Leonardo oggi che abbiamo pensato di fare una mostra con 1000 Gioconde, quindi 1000 applicazioni diverse dal 500 fino al 2005. E questo perché si entra con la Gioconda nella vera impronta di Leonardo anche, quell'impronta che è attualità culturale, che è eredità nei secoli. Tuttavia Leonardo ci ha lasciato anche un altro tipo di impronta, che è fisica, è presente oggi, si ritrova nei suoi dipinti e si ritrova nei manoscritti. Quella nei dipinti era stata individuata in maniera controversa intorno al 1920 a Londra. Quella nei manoscritti è un'assoluta nostra scoperta, perché abbiamo trovato centinaia di queste impronte sono allo studio e tante altre se ne potranno trovare. Il concetto di impronta non è semplicemente così un feticismo. Il fatto di vedere come in questi casi l'impronta digitale in un foglio, in una tavola, sulle labbra di un angelo o semplicemente tra il fogliame di un quadro o in un diagramma geometrico di studio di luci e ombre, eccetera, significa praticamente poter ricostruire tanti elementi essenziali della personalità di Leonardo. Gli antropologhi dicono che si potrà stabilire le sue proporzioni, la sua altezza, il carattere in quel momento, il suo stato di salute. Si potrà naturalmente individuare con cosa ha lasciato l'impronta, se inchiostro o cibo per esempio, e questo apre anche uno scenario molto interessante per quanto riguarda in parallelo la ricerca sul DNA, perché pensiamo che sia possibile ancora oggi trovare delle tracce organiche di Leonardo da Vinci nelle sue opere, oltre che in un qualche luogo misterioso di cui potremo parlare spero in un prossimo incontro.